The Bluetooth device is ready to pair. Preparatevi che questa va, aspettate! Muoviti e vestiti, Cinzia Ball! Io so che tu lo sai, Cinzia Ball! Perché non c'è una porca che fa il bocconotti come te! For the attention, adesso potete tornare a casa e non rompermi i coglioni. Grazie. Allora, grazie immensamente per il supporto che state dando a questa serie. I 4.000 mi piace sono arrivati anche sull'episodio precedente, motivo per cui vi pubblico adesso, come lo state vedendo, immediatamente un nuovo episodio. Ma vi chiedo nuovamente 4.000 mi piace su questo video se volete immediatamente un altro, il doppio episodio di giornata di... Vi riporto anche il buon Fabio, raga, pure se arrivano tra mezz'ora, io vi porto subito, immediatamente, un nuovo episodio. Detto questo, iscrivetevi e attivate la campanella per restare aggiornati e ricevere la notifica. Ogni volta che pubblico qualcosa, c'ho altri due canali YouTube. Sono in descrizione o compariranno qui durante il video. Se arrivano, raga, vi ho promesso l'urlo di Cinzia e il mamma che bombe, ma devono arrivare 2.000 mi piace su questo video entro la prima ora. Vengo a controllare 59 minuti dalla pubblicazione. Se ci sarà il prossimo episodio, lo riporto. Oggi stesso si arrivano 4.000 mi piace in tempo. Storto. I fiatoni, cioè proprio l'età va, ma pure a 18 anni ero così in realtà. Allora, oggi ce n'ho parecchi, eh. Juve, Milan, Inter, Napoli, Roma, Lazio, Atalanta, Monza, Fiorentina, le nonne, le zie, le cugine, le nipoti, le suocere e le cognate. Allora, parto col botto. Parto con Lewandowski, la telenovela più famosa d'Italia, del mondo in realtà, perché parliamo di calciomercato estero. Lewandowski vuole a tutti i costi andare via dal Bayern Monaco. Il Bayern Monaco sta facendo muro in tutti i muoti, in tutti i luoghi, in tutti i laghi, in tutti i mari. Non lo vuole far partire. Sono andati dove sta in vacanza Saliamidzic, se non mi sbaglio, Saliamidzic, Salamini, quello là. È andato a Mallorca dove sta in vacanza e gli ha detto: che fai? Me ne voglio andà. Che fai? Me ne voglio andà. Non parti! Ecco qua, Barcellona, ragazzi, Barcellona, lui non vede altro che il Barcellona, non ci sono altre squadre dietro. Lui si è fissato che vuole provare l'esperienza al Barcellona, che vuole provare a risollevare il Barcellona e a competere con il Real Madrid, capito? Quella è la sua fissa, vuole fare con Benzema, no? Come Messi e Ronaldo all'epoca. Real Madrid vuole dimostrare di essere all'altezza e di riportare il Barcellona sopra Real Madrid. Una cosa di a livello personale è uno stimolo di quelli pazzeschi, tipo io quando vado al bagno che mi scappa parecchio, no? Poi ognuno ha i suoi stimoli, ovviamente, in base alle sue possibilità. Detto questo, Sensi e Mandragora, Fiorentina, ragazzi, è tutto vero. La Fiorentina vuole rinforzarsi e vuole mettere qualità, ma anche... come posso dire, dinamismo al centrocampo, no? Sensi è quello che porterebbe ovviamente qualità e Mandragora, diciamo, un po' più dinamico sotto ogni punto di vista. La Fiorentina sta lavorando per chiudere entrambe le operazioni di mercato. Non è una cosa poi così impossibile, perché parliamo di due calciatori, sì, per carità, importanti, però accetterebbero la destinazione di buon grado. Allora, l'indovinello, non vi ho detto l'indovinello. Ve lo dico adesso, ma in tantissimi ci siete arrivati. Qualcuno ha beccato solo un nome su due, ma bene o male siamo lì. Vi avevo chiesto: se parte Skriniar, chi prende l'Inter? Perché ormai si sa, dovrebbe essere così. Qualora partisse Skriniar per le giuste cifre, l'Inter prenderebbe due difensori, quindi via un difensore per rinforzarsi con due di livello importante. Uno è Bremer e l'altro è Milenkovic. Milenkovic in scadenza di contratto con la Fiorentina 2023. Non rinnova, sapete, Bremer clausola rescissoria a gennaio da 15 milioni di euro, necessità adesso di venderlo per non perderlo a soli 15 milioni di euro, lo hanno fatto rinnovare perché lui voleva comunque essere riconoscente al Torino, probabilmente sarà così. L'offerta che è stata fatta per Skriniar da parte del Paris Saint-Germain è alzata, è aumentata, da 50 sono passati a 60 milioni di euro. Il Paris Saint-Germain ha offerto 60 milioni di euro per Skriniar. Ragazzi, l'Inter continua a chiedere 80,
Ma io vi assicuro, che vuole arrivare a 65, se riesce pure 70, non vogliono arrivare a 80. 70, 75 sarebbe proprio top. Ma secondo me pure 65, se aumenta un altro po' l'offerta, scrigni al parte e ci prendono, comprano Milenkovic e Bremer. Bremer una trentina, Milenkovic una ventina, quindi 30, 20, fa 50, gli rimane pure qualcosa per, capito, per altre spesucce e cose accessorie e varie. Ne riparleremo. Detto perché secondo me alla fine sicuro Skriniar va al Paris Saint-Germain e l'Inter ne va in tra due, uno dei quali sicuro è Bremer e Milenkovic, quasi sicuro. Tra poco vi faccio il nuovo indovinello, preparatevi caldi qui sotto nei commenti per cercare di indovinare Alexis Sanchez, destinazione Siviglia, o meglio c'è forte interesse da parte del Siviglia. L'Inter che per far spazio là davanti a tutti quei giocatori che se vuole butta dentro, non pensate a male, deve sfoltire alleggerendo il monte ingaggi e Sanchez, a Sanchez gli va trovata una destinazione. Si era parlato del Barcellona, di un clamoroso ritorno al Barcellona, il Barcellona ne è convinto, anche perché Sanchez percepisce parecchio. Il Siviglia dice, ma sai che c'è? Tutti gli scarti e Papu Gomez, scarti fino a un certo punto, il Rakitic di là, è quello di qua, è quello di là, con Sanchez alzerebbe il livello del potenziale offensivo del Siviglia, quindi staremo a vedere quello che accadrà. Una cosa è certa, che Sanchez, viste le situazioni attuali, non può restare all'Inter. La Lazio, carne secchi, una cosa si diceva prima sì, poi no, prima sì, poi no, adesso è nuovamente sì. La Lazio ha offerto 10 milioni di euro per carne secchi. Lo sapete qual è il problema? Che l'Atalanta ne chiede 20 e a quelle cifre la Lazio non ci si avvicina manco per sbaglio. E l'Atalanta non vuole contropartite, l'Atalanta vuole 20 milioni cash per far partire carne secchi. Il problema è un altro, che Sarri, sa di che lo dico, Sarri come numero uno, come portiere numero uno, come titolare del futuro, vede proprio carne secchi. Tutto il resto o Kepa in realtà, ma Kepa è un'altra operazione molto più difficile anche a livello di stipendi e via dicendo. Il resto sono tutte alternative, no? Tutti, sì, vabbè, mi piacerebbe, se potrebbe anche fa. Per il futuro titolare della porta vorrebbe puntare su carne secchi, però voi capite bene che ad attuali offerta, domanda offerta, siamo ancora particolarmente distanti. Non lo so se riuscirà in qualche modo a limare e se vorrà investire questi 20 milioni di euro, perché l'Atalanta sotto quella cifra non scende assolutamente. Abbiamo parlato di Atalanta in uscita, parliamo di Atalanta in entrata, perché Cambiaso, Juventus, Inter, si è parlato di tantissime realtà. L'Atalanta attualmente è la squadra in vantaggio per aggiudicarsi il 22enne attualmente in forza al Genoa. Genoa che è retrocesso e lui che non vuole restare. Operazione economica non poi così, non costa 40 milioni ovviamente, un'operazione economica alla portata delle tasche dell'Atalanta. Non oso immaginare, qualora Cambiasso arrivasse all'Atalanta, quello che potrebbe dare, perché conosciamo l'Atalanta, sti calciatori li valorizza in una maniera di quelle pazzesche e poi li rivende a cifre sproporzionated. Ragazzi, il Torino sta fortemente puntando su Vlasic del West Ham. West Ham che l'anno scorso, se non mi ricordo male, l'ha pagato 27 bocconotti cinzia e che gli dà 3,5 milioni di euro all'anno. Il problema maggiore per il Torino è soprattutto l'ingaggio. Però ragazzi, Juric ha chiesto un profilo di quel tipo. Serve qualità nella zona più avanzata del campo. E Cairo sta provando a lavorare per regalare eventualmente un calciatore di questo tipo. Vi ricordo che Belotti è in uscita e che ad oggi ancora non si sa quello che vuole fare dalla vita. Mi sto a preoccupare io, come se io fossi Belotti, dico, devo andare da qualche bello sbrigato. No, lui gli frega in capo. Va benissimo così. Ragazzi, Di Maria continua a prendere tempo. E questa è una cosa molto particolare. Ha chiesto altri 3, 2, 3, 4 giorni di tempo per decidere in via definitiva se accettare o meno la proposta della Juventus. La Juventus sta rinunciando, e questa notizia è passata inosservata. La Juve sta rinunciando al decreto crescita perché gli ha offerto un contratto di un anno con opzione per il secondo. Per usufruire del decreto crescita gli devi fare almeno un contratto di 2 anni. Quindi hanno alzato la proposta, sono arrivati a 7 più bonus, non più usufruire del decreto crescita. Di Maria, nonostante questo, si sta prendendo tutto il tempo del mondo, non c'è di mezzo il Barcellona. La proposta del Barcellona, bene o male, è quella. Lui non è indeciso tra Juve e Barcellona, non lo sa manco lui quello che vuole fare dalla vita, da quello che io so, da quello che mi hanno detto. Di conseguenza, più di così la Juve non può assolutamente fare.
Ne riparleremo nei prossimi 2-3 giorni quando prenderà questa decisione. La gazzetta lancia la bomba e dice: segnali di ottimismo per la Juventus. Sembra che si stia convincendo alla fine, perché la Juventus ha fatto molti passi verso di lui. Ma c'è De Mezzo Allegri che ha detto: questo mi serve a tutti i costi, mo dovete piangere, sta decreto crescita che tenga appena stagione a me per riportare la Juventus più in alto, mi serve lui. Ne riparleremo. La Roma è vicinissima a Celik, ha alzato la proposta a 7 milioni di euro, che era quello che praticamente chiedeva il Lille. Forse ci siamo, e lo vedrete poi quando sarà ufficiale, o lo dirà Di Marzio, che è fatta proprio definitivamente, un contenuto dedicato sul primo canale, probabilmente insieme al buon Fabio. C'è anche in ballo di parlare col Sassuolo per Frattesi. È un'operazione economicamente più complessa, più intricata, dobbiamo capire, perché vogliono 40 milioni, sì che ci abbiamo il 30% di sconto perché ci abbiamo la futura rivendita, ci abbiamo il 30% su De lui, però a quelle cifre la Roma 40 milioni, ragazzi, capite bene che Frattesi attualmente ne vale 30, 40 sono veramente troppi. Lui vorrebbe tornare assolutamente alla Roma. Bremer-Inter, visto che abbiamo parlato all'inizio del video dell'indovinello, sì ragazzi, a breve ci sarà l'incontro, e se dicono che a breve ci sarà l'incontro, sapete perché? Perché ovviamente Skriniar è in partenza destinazione Paris Saint-Germain. Vi informo e vi aggiorno anche su Dybala e Lukaku. Nel momento in cui sto registrando, Dybala è tutto fermo, ragazzi, non ci sono stati passi avanti. L'offerta dell'Inter è quella, l'offerta dell'Inter è quello che chiede Dybala, distano ancora abbastanza a livello economico. È previsto un nuovo ed ulteriore incontro, ma prima c'è da risolvere la grana Lukaku, prima c'è da risolvere anche altre situazioni, tra cui, da quello che sto capendo io, lo stesso Skriniar. Non so fino a che punto possa essere vero, però fatto sta che De Dybala se ne riparlerà. Non è ufficio, perché c'è chi dice chiusa e fa. Ragazzi, De Dybala se ne riparlerà, lo dice anche Di Marzio. Lukaku è stata aumentata l'offerta da 5 milioni di euro per il prestito oneroso a 7, mentre il Chelsea ne chiede 10. Dice: se per 3 milioni sarà fatto tutto sto casino. Ragazzi, se ne riparlerà, perlomeno nel momento in cui sto registrando. Filtra tantissimo ottimismo, quindi si parla ormai praticamente più vicino Lukaku che Dybala attualmente. Si parla di un Lukaku che è destinato a tornare all'Inter, ma diciamo le cose attualmente come stanno. Il Monza continua e insiste per Pinamonti, ed è un'altra operazione di mercato che l'Inter vuole chiudere prima di assestare i colpi in entrata. Si è inserita fortemente anche la Salernitana per Pinamonti. L'Inter chiede, e non si schioda da quella cifra, 20 milioni di euro per l'età del ragazzo e per quello che ha dimostrato nella passata stagione all'Empoli. Il primo che offre 20 milioni se lo prende. L'Inter a sto giro non sembra intenzionata a fare prestiti con secchi e cavoli vari. Vogliono monetizzare, quindi la prima che è intenzionata a fare investimento se lo porta a casa. Tifosi del Milan... ho sentito che pure la Juve si è inserita per Renato Sanchez. Tra un po' mi inserisco pure io così, giusto per un per cazzo, e, a caso. E, il Milan sta dicendo: vabbè, allora sono quello, il Paris Saint-Germain è questo così, è quello con la post-criptici di Sanchez. Cioè, io non è che posso stare in estate aspettando un calciatore, no? Di conseguenza si stanno muovendo, hanno messo gli occhi su Enzo Fernandes del River Plate. Operazione però da 20 milioni di euro, che poi in realtà è l'operazione bene o male di Renato Sanchez. Ricordiamo, Renato Sanchez però in scadenza di contratto, nel 2023 se non sbaglio scade, quindi potrebbe saltare definitivamente, sembrava cosa, ha detto pure Di Marzio, cosa fatta, chiusa e via dicendo, potrebbe saltare alla Malcolm in, così, in extremis, e quindi il Milan insomma sta cercando altri obiettivi. Carboni e Cragno, due giocatori attualmente in forze al Cagliari, sono forti obiettivi del Monza, che continua a lavorare per cercare di portarsi a casa due prospetti, fino a già Cragno è arrivato a 108 anni, non so scherzare, per la salvezza della prossima stagione, che è il minimo obiettivo stagionale. Østergaard, sempre più vicino al Napoli, è un mese che sento dire così, ma alla fine non si chiude. Sapete perché? Perché De Laurentiis, Østergaard costa 6, 5, offre 3, offre 2, 2,5, 1, 1,5, così non pierai mai il giocatore. Poi arriva un'altra squadra, Sofia, ta vinde il culo, perché è così che funziona il calciomercato, e te starebbe pure bene arrivato a questo punto, perché non puoi ogni... cioè, non è che dice un calciatore fanno 40 e vale 30 e offri 30, no, è un calciatore che vale mezzo euro e offri meno 0,0, cioè capite? Se può fare, insomma...
sembra più vicino al Napoli, comunque sembra che alla fine diventerà un nuovo calciatore del Napoli. Ilicic, sogno Ilicic per il Bologna. Vi dico solamente che, ragazzi, stanno cercando di regalare a Mihajlovic un colpo d'effetto che sul campo potrebbe tradursi in tante reti e tanti assist. Ne riparleremo sicuramente in un contenuto dedicato. Vi sto snocciolando veramente tanta tanta roba interessante. E che altro vi posso dire se non, cari ragazzuoli miei, che la Salernitana ci sta fortemente, fortemente provando per Cavani. Cavani, parametro zero, è attualmente in vacanza. L'offerta è importante perché a Cavani gli hanno fatto un'offerta di 2 milioni di euro all'anno più bonus, quindi non sono pochi soldi. Non so quanto possa pretendere Cavani, ma da quel che ho capito non è una questione economica che attualmente potrebbe fare la differenza per Cavani. Cavani vorrebbe giocare la Champions, vorrebbe un ruolo da protagonista in un club importante, da titolare giocando la Champions League. No, attualmente non ci sono offerte di questo tipo, quindi se non arrivano offerte di questo tipo, Cavani sarebbe anche propenso, virgola, disposto ad accettare una destinazione di questo tipo a cifre comunque, dai, abbastanza importanti. Ne riparleremo sicuramente, ragazzi, perché io Iervolino già l'aveva detto nel mercato del gennaio, sognava Cavani a tutti i costi, e poi si è visto, l'ha detto lo stesso Sabatini quando ancora era DS della Salernitana, è un'operazione impossibile, no? Però poi le situazioni nel calcio cambiano, dipende dalle offerte che lui riceverà, quindi preparatevi, ragazzi, perché secondo me qualcosa bolle in pentola. E fu così che Cavani andò alla Pro Caccolese. E ragazzi, per l'indovinello, non lo so in quanti indovineranno, ma c'è una concorrenza spietata in Premier League per un centrocampista del Milan. Un centrocampista del Milan, ovviamente attualmente non è che sì, perché qualcuno potrebbe dire ma che sì, ancora non firma il Barcellona. No, non è che sì. Un calciatore del Milan, centrocampista, titolare, United e City hanno offerto al Milan 50 milioni di euro per accaparrarselo. Mi sapete dire chi è? Me lo scrivete qua sotto nei commenti. Ne parliamo nel prossimo contenuto. Vi ho detto così tante cose che direi che ci possiamo anche salutare alla prossima con un nuovo video. Ciao!